Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa marmellata di mele cotogne. Ma le mele cotogne che cosa sono? Queste sono le mele cotogne. Purtroppo sono un frutto dimenticato, che però è buonissimo, che ha una grandissima storia. È veramente antichissimo perché risale circa al 2000 a.C. Al tempo i Sumeri lo coltivavano, in seguito i Greci lo consideravano un frutto sacro messo appunto vicino alla dea Afrodite e nei Romani ne creavano grandissime poesie da poeti famosi. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questo delizioso pezzo di storia. Per questa antichissima ricetta ci serviranno 2,5 kg di mele cotogne, ovviamente biologiche, 1 litro di acqua, 1 kg di zucchero di canna biologico, 2 limoni biologici ed infine una bacca di vaniglia bourbon. Per prima cosa mettiamo a bollire in una pentola a doppio fondo l'acqua lo zucchero e la bacca di vaniglia bourbon. A questo punto mescoliamo per 20 minuti finché il tutto non si sarà disciolto in una specie di sciroppo. Mentre il nostro sciroppo sta cuocendo ci occupiamo delle mele e per prima cosa ne tagliamo le estremità. Fatto ciò prendiamo le nostre mele e le grattugiamo per bene. Continuiamo questo procedimento finché non le finiamo tutte. Una cosa, noi abbiamo già strizzato il limone e l'abbiamo messo in una ciotolina insieme a un cucchiaio. Perché abbiamo fatto questo? Perché ogni tanto dobbiamo mettere un cucchiaio di succo di limone dentro le nostre mele, perché come potete vedere si stanno già ossidando, cioè stanno diventando marroni. Finite di grattugiare tutte le nostre mele, ora le dobbiamo mettere dentro lo sciroppo e le dobbiamo cuocere per una mezz'oretta. Ma perché le cuociamo così poco? Le cuociamo così poco perché le mele cotogne sono ricche di pectina e quindi cuociono molto più in fretta di un qualsiasi altro tipo di frutta. Dopo circa 40 minuti di cottura, eccoci qua a mettere la marmellata dentro i nostri vasetti. Ora continuiamo così finché non li finiamo tutti. Ed ecco qui la nostra marmellata dentro i vasetti. Ok ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa delizia di una marmellata di mele cotogne. Mamma mia. Oh ragazzi, questa è veramente squisita. Si sente benissimo la mela cotogna caramellata. Poi c'è questo retrogusto dolce dato dal caramello. Poi si sente benissimo anche la bacca di vaniglia. Insomma ragazzi, è buonissima e secondo me l'abbinamento perfetto sarebbe alla mattina con feta biscottata, burro e questa marmellata. Ragazzi, lo dovete provare perché è veramente una delizia. Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia. E noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!